quando viene Gesù, il male se ne va. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici e buona domenica. Accogliamo con grande gioia il Vangelo di oggi, Marco 1, 21, 28. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga, vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità, comanda persino agli spiriti impuri e li obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Amen. Carissimi, siamo in giorno di sabato. Siamo ancora al primo capitolo del Vangelo secondo Marco e Gesù va nella sinagoga. Il sabato, lo Shabbat, era quel giorno ideale per il riposo, a somiglianza del riposo di Dio dopo la creazione del cielo e della terra. Ecco che durante il riposo dell'uomo c'è l'ascolto della parola insieme nella sinagoga, un luogo dove ci si riuniva insieme per ascoltare un brano dalla Torah, dalla legge, e un brano dal libro dei profeti. Poi un rabbì teneva un'omelia. Gesù viene invitato, Gesù viene accolto tra i maestri, tra i rabbì, e a lui viene concesso uno spazio per parlare, per commentare la parola. Tutti sono stupiti, tutti gli ascoltatori presenti nella sinagoga sono meravigliati di come parla Gesù. Si dice che insegnava loro come uno che ha autorità. Si parla quindi di una caratteristica davvero particolare e non comune a quei giorni. La gente era abituata infatti ad ascoltare rabbì i quali commentavano la parola parlando di altri rabbì che avevano commentato quella parola. Quindi c'erano delle referenze sempre. Il tal rabbì ha detto, anche l'altro rabbì dice che. Gesù invece non cita nessuno, perché è lui l'autorità. È Yeshua, Gesù Cristo di Nazaret, l'autorità della parola. Concretamente, che cosa significa? Che Gesù aveva autorità, che quanto lui diceva, quanto comandava, così avveniva. La gente non era abituata ad ascoltare e poi a vedere che ciò che era stato detto diventava realtà. Questo è davvero importante. Pensiamo e riflettiamo a come viviamo la nostra fede. Siamo abituati ad ascoltare tante parole, da parte di certamente omelie. Siamo abituati anche nel mondo stesso, pensiamo al mondo della politica, al mondo dei social, tante parole, ma quante poche volte diventano fatti. Quello che Gesù diceva lo compiva, lo realizzava, perché, ripeto, Gesù era l'autorità. Gesù è l'autorità nella nostra vita. Un esempio: c'era un uomo posseduto quel sabato e probabilmente anche altri sabati
era presente, ma nessuno mai aveva potuto scacciarlo, liberarlo dal demonio. Gesù gli ordina: taci, esci da lui. Ciò che dice Gesù produce un frutto, produce un'azione, produce una liberazione. Non dimentichiamo che il Vangelo secondo Marco è stato scritto da Giovanni Marco quando era a Roma, soprattutto per una comunità di catecumeni che venivano dal mondo pagano, che facendo un percorso di fede, di catecumenato, venivano poi battezzati, e nel battesimo c'era il rito dell'esorcismo, come tutt'oggi c'è. Quindi qui si comprende molto bene che l'azione di Gesù è liberante. L'agire di Dio attraverso suo Figlio Gesù Cristo in ciascuno di noi libera dal male, libera da tutto ciò che ci opprime. Quando Gesù entra nella nostra vita, porta via il male, porta via le tenebre, a patto che noi lo accogliamo. E Gesù, attenzione, non è autoritario. Gesù non viene nella nostra vita con forza, con prepotenza, dicendo: Luca, devi cambiare, devi. Lui viene come persona autorevole, cioè mi rispetta. Se io lo accolgo, agisce. Se io mi chiudo, non interviene. Ecco il segreto di far compiere a Dio miracoli nella nostra vita. Lascia entrare Gesù dentro di te oggi. Permettili di agire, di usare l'autorità. Lui attende il tuo sì. Quando tu glielo dai, intervieni e il male se ne va. Grazie, Signore Gesù, per questo giorno in cui tu vuoi compiere nella mia vita una liberazione. Grazie, Signore Gesù, perché oggi tu vieni per liberare il mio cuore, liberare la mia mente. Signore, io ti chiedo, comanda nella mia vita tutto ciò che non va bene di andarsene. Ti chiedo di intervenire, ti chiedo di liberarmi e di preparare in me un cuore bello per te, per gli altri. Grazie perché è il tuo Spirito Santo che mi guida ad accoglierti anche oggi come il Signore della mia vita, che ha autorità sopra ogni male, sopra ogni mia difficoltà. A te l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, carissimi, accogliamo oggi questa bella parola che è slogan. Quando viene Gesù, il male se ne va. Cosa fare? Accoglilo nella tua vita, accogli il Signore Gesù e Lui automaticamente ti libera e ti indica un cammino di disciplina nella fede e nell'ascolto della Sua parola. Grazie per avermi accolto, un caro saluto da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista Oasi di Biella. Ci vediamo domani, ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.